l'anno santo si avvia alla sua conclusione e in questa liturgia abbiamo ascoltato la parola del Signore che ci parla di una fine. Il Vangelo di Luca ha questa parte che chiamiamo discorso escatologico degli ultimi tempi e al termine di ogni anno liturgico ritorna a questa meditazione e ogni volta abbiamo la tentazione di dire: ma allora il Signore ci parla della fine dei tempi, allora il tempo finale si avvicina, allora tutto è stato fatto. E la risposta è tranquilla: no, il Signore non parla della fine dei tempi, la fine del mondo non è vicina, non stiamo concludendo nulla, stiamo semplicemente cominciando qualche cosa di nuovo. Nel Vangelo Gesù, l'avete sentito, parla soprattutto di quel tremendo periodo che per gli ebrei è stato un equivalente della fine del mondo, la distruzione di Gerusalemme, la distruzione del Tempio, la eliminazione del popolo ebraico come nazione. Questo certamente è stata una drammatica fine. Ma per noi che continuiamo a trovarlo nelle parole del Signore, non vi sarà toccato un capello della testa. Guardate in alto, la redenzione è vicina, siamo chiamati a camminare nel mondo. E se dobbiamo pensare a cosa ci manca ancora perché questa nostra umanità concluda, dobbiamo semplicemente dire: ma forse siamo ancora solo all'inizio del lavoro. Pensate, il Signore vuole che tutti siano chiamati alla salvezza, che tutti conoscano l'amore di un Dio che è Padre misericordioso. E quanto pochi nel mondo ancora conoscono questo messaggio. Stiamo quindi tranquilli, siamo solo all'inizio dell'epoca di Dio. E questa chiusura della porta ci lascia dei messaggi che sono fondamentali per continuare quello che abbiamo appena cominciato. Poco fa, parlando con degli amici, dicevo: ecco, è come se avessimo fatto un po' di allenamento, ma l'allenamento ha un senso se poi si passa alla competizione vera. E l'anno santo, il passaggio simbolico attraverso la porta santa, è stato un allenamento per vivere la vera vita cristiana, quella che ci aspetta senza particolari titoli, senza particolari appuntamenti, ma in quella realtà quotidiana che è la vita. E l'anno santo ci lascia dei messaggi. Il primo è il messaggio del pellegrinaggio. Abbiamo fatto il pellegrinaggio, era un pellegrinaggio passare attraverso la porta santa, era un pellegrinaggio fermarci a riflettere sui vari momenti che ci sono stati proposti, e la nostra vita intera è un pellegrinaggio, e questo pellegrinaggio continua, e dobbiamo interpretare ogni nostro movimento come un pellegrinaggio. Dobbiamo pensarci seguendo Cristo che cammina nella Terra Santa, che ogni suo movimento era con lo scopo di raggiungere qualcuno e di lasciare una parola di bene. Dobbiamo sentirci come Maria che esce di casa per andare a raggiungere degli scopi particolari. Ogni volta che ci muoviamo non è mai per un banale andare a passeggiare. Noi abbiamo sempre una missione da compiere, forse anche semplicemente
possa anche stringere la mano o mostrare cordialità verso chi si sente solo. Non è mai un banale muoversi attorno, siamo sempre pellegrini e ogni nostro movimento, ogni volta che usciamo di casa, in qualche modo è una porta santa che si apre per farci sentire l'impegno che dobbiamo vivere verso i nostri fratelli e le nostre sorelle. Saremo sempre pellegrini e ogni nostro movimento sarà una vicinanza al Padre, che sarà riconoscere Cristo nei nostri fratelli e nelle nostre sorelle. Il Giubileo ci lascia anche un messaggio di conversione. La coscienza di avere bisogno di convertirci non finisce adesso. È qualcosa che ci tocca tutti. E nessuno può dire io ormai sono a posto. Una sola creatura può dire che era a posto per grazia di Dio e della Vergine Maria. Nessun altro può dire io sono senza peccato, io non ho bisogno di convertirmi. Tutti dobbiamo convertirci. Se non siamo capaci di convertirci vuol dire che siamo perduti. Per cui ecco che il cammino che ci ha portati al sacramento della riconciliazione è un cammino che deve diventare abituale nella nostra vita, proprio per sentire la gioia ogni volta di scaricare la nostra coscienza e di sentirci nuovi, rinnovati completamente attraverso il perdono che Dio ci dà. E il terzo aspetto è quello appunto della porta, che è stato soltanto un simbolo. L'abbiamo detto nella preghiera, la porta si chiude, ma rimane aperto il cuore di Dio, la misericordia di Dio non si chiude. Il nostro cammino verso il Padre buono continua e ogni volta dobbiamo tornare a Lui, fiduciosi che è lì che ci aspetta e ogni volta, qualunque sia il fardello di colpe che noi portiamo con noi, dobbiamo sentire le parole di qualcuno che ci dice vieni, ti stavo aspettando, sei mio figlio, sei mia figlia, ti abbraccio e ti voglio vedere di prima. Ecco il messaggio del Giubileo, ecco quello che dobbiamo vivere e dobbiamo cominciare a viverlo fin da ora, con maggiore intensità, con maggiore buona volontà. Non è il momento per sedersi, non è il momento per dire beh ormai ho fatto tutto, adesso mi riposo. Il riposo lo ribadiamo alla vita eterna. Adesso è il momento di camminare, di lavorare, di conquistare, di portare a tutti questa parola di amore di un Dio che ci ama.